Assessore, le tradizioni tarantine, quelle più belle portate nelle scuole grazie a questa bella iniziativa dedicata al Natale. Sì, siamo al terzo anno di questa bellissima rassegna che facciamo all'interno delle scuole, dove portiamo ai bambini non soltanto un momento di gioia con Babbo Natale, con le mascotte e con le caramelle, ma in realtà portiamo le tradizioni di Taranto, quelle tradizioni che ormai si sono perse per via delle motivazioni più semplici, ovvero i nonni lavorano, le mamme sono impegnate e non c'è più quel tramandare in realtà quell'amore, quella felicità che i bambini ricevevano dai nonni. La cosa più bella sarà in realtà che questo discorso diventerà un discorso itinerante. Partiremo da Città Vecchia, come richiede naturalmente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, ma poi ci dirigeremo anche all'interno delle borgate. Ci teniamo tantissimo con questa amministrazione, siamo contenti che sia tutta Taranto impegnata e non soltanto il centro cittadino. È un'iniziativa che ha già riscontrato il favore dei bambini e delle loro famiglie e siamo felici di essere arrivati alla terza edizione. Ringrazio l'amministrazione comunale e l'assessore alla pubblica istruzione per dare questa possibilità di realizzare questo evento. Ci saranno tante date da partire dal 22 novembre alla scuola Consiglio, man mano ci spostiamo negli altri quartieri, nelle altre scuole, sempre elementari, infanzia, per coinvolgere tutti i piccini, piccolini, per dare il senso di allegria con animazione, mascotte e l'arrivo di Babbo Natale che consegnerà le caramelle a tutti. Quindi è un divertimento per tutti i piccolini per passare un sereno Natale con felicità.